Bene, buonasera a tutti, i presenti in persona e i presenti online, all'ultima conferenza dell'Archivio Ebraico Terracini che si inserisce nell'ambito del festival Archivissima e quest'anno dedicato al cambiamento e come archivio abbiamo pensato che il miglior contributo che potevamo dare a questo festival era sullo studio delle carte che la famiglia di Massimo Ottolenghi, le due figlie, hanno lasciato all'Archivio Ebraico Terracini e che la Regione Piemonte ha generosamente, di cui la Regione Piemonte ha generosamente finanziato il riordino e lo studio. Studio delle carte che ha un inizio, un primo inizio, è stato fatto da Alberto Cavaglion che abbiamo qui con noi oggi pomeriggio. Lascerei la parola a Chiara Pilocane, che è la direttrice dell'archivio, forse dobbiamo cambiare Ma noi sì, io ti posto perché il vengo filo è corto, il rischio che si per, stacchi il cane. ecco, per una breve introduzione prima della conferenza di Alberto Cavaglioni. Grazie molte. Grazie. Lo presento prima, Se concordiamo sul fatto che Alberto non ha bisogno di presentazioni, io sarò brevissima perché non ho lavorato personalmente al riordino del fondo che è stato riordinato dalla dottoressa Mancino che è in sala e che l'archivio ringrazia per la sua attività, quindi sono carte che io ho conosciuto attraverso il suo lavoro, che non conosco ancora bene e che conoscerò meglio anche dopo la serata di questa, la serata organizzata nell'ambito del Festival Archivissima. Due parole sul festival nell'ambito del quale è ospitata la nostra iniziativa. È un festival che si svolge ormai da 5 anni a Torino e che ha lo scopo di valorizzare i fondi documentali, di archivi e di istituti che conservano fondi documentali storici nelle sedi in cui questi fondi Ma sono stati. Come, scusa, silenzio, solo l'audio, c'è qualcuno collegato che sì, l'audio. però non sono entrata là perché sono Dovrei proprio buio. Dei partecipanti essere riuscita, sì. scusatemi, sentivo una eco. Appunto, il Festival Archivissima, nell'ambito del quale l'iniziativa di stasera è stata organizzata, ha lo scopo, che è assolutamente in linea con gli intenti e le attività dell'Archivio Terracini, di promuovere i patrimoni storici conservati dagli istituti di conservazione archivistica o affini nell'ambito del loro contesto anche fisico. Come voi sapete, l'archivio, come molti di voi sanno, l'Archivio Terracini non ha degli spazi espositivi e di incontro sufficienti per creare queste occasioni di conferenze, di presentazione, quindi siamo ospiti e l'occasione è anche quella giusta per ringraziarla della comunità ebraica di Torino che ci offre i suoi spazi e di cui peraltro l'archivio Terracini custodisce la memoria storica. Una parola anche sui fondi familiari, come insomma in molti di voi sanno, l'archivio Terracini ha come sua missione statutaria quella di conservare e valorizzare anche attraverso queste attività la memoria dell'ebraismo piemontese, intesa come memoria delle istituzioni comunitarie, le comunità, le scuole, le opere pie, ma è anche e soprattutto in qualche modo l'archivio si è un po' specializzato in questa vocazione di attenzione ai fondi personali, l'attività e la vita, la documentazione quindi storica delle famiglie e delle persone. Negli ultimi anni, nonostante le difficoltà che abbiamo affrontato con la pandemia, siamo riusciti a portare avanti due riordini importanti di grossi fondi personali, grossi come entità, poi la rilevanza delle persone, insomma, indipendente dalla quantità di carte che sono depositate presso di noi, ma in questo caso si trattava di fondi grossi. Uno è quello di Massimo Ottolenghi, che presentiamo in parte questa sera, e un altro è quello di Marco Levi, che, il cui riordino è stato pure terminato un paio di mesi fa e che
come l'archivio di Massimo Ottolenghi, sarà poi valorizzato sul sito internet in una banca dati. Mi fa piacere, prima di passare la parola ad Alberto, dirvi che abbiamo già un primo consultatore del Fondo Ottolenghi, uno studioso che sta lavorando ad un progetto universitario, che è Daniele Trematore, e che lavora con Fabio Levi, che proprio ci ha chiesto oggi se era possibile consultare già il fondo, e quindi avremo un primo accesso. Lo scopo naturalmente dell'archivio, lo scopo primario, è mettere a disposizione degli studi il materiale che conserviamo e che appunto inventariamo, riordiniamo, oltre che, e questa è la nuova vocazione di tutti gli istituti culturali, metterlo a disposizione del pubblico più ampio attraverso questi eventi, ma attraverso soprattutto, ormai questa è la strada degli enti culturali, il web. E quindi forse è l'occasione per dirvi che a breve il prossimo appuntamento, speriamo in presenza anche in questa modalità ibrida, sarà per la presentazione del nostro nuovo sito in autunno, e ci sarà naturalmente anche la banca dati realizzata dalla dottoressa Mancino sulle carte di Massimo Ottolenghi. Io mi fermo, lascio il posto ad Alberto, che è la persona che volete o vuoi presentarlo. Certo. Allora, credo che Alberto Cavaglion non abbia bisogno di presentazioni, per cui gli lascio la parola. Ci parlerà della figura di Massimo Ottolenghi, che sotto un aspetto forse nuovo, come narratore della Resistenza, oltre che avvocato resistente lui stesso. Alberto? Sì, bisogna che ci spostiamo. Bene, buonasera a tutti. Sono particolarmente onorato dell'incarico che mi è stato dato stasera, ma devo anche insieme dire che il mio approccio, non sono io che ho riorganizzato le carte dell'archivio a scanso di equivoci, ma il lavoro eccellente, ho in mano questa prima bozza del catalogo, e ho un vivo ricordo personale, lo svilupperò tra un istante, con Massimo Ottolenghi, con la storia della sua famiglia, e quindi ho accettato con grande piacere di visionare l'insieme delle carte riordinate e qui è di dare una prima di fare una prima ricognizione e di ipotizzare un percorso di approfondimento che formulerò stasera, ma in via di pura ipotesi di lavoro, ancora tutta da immaginare, da inventare, come tutte le ipotesi di lavoro. Credo, per chi non lo sappia, sia indispensabile ripercorrere alcune notizie biografiche sul personaggio, che farò adesso in modo molto succinto, aggiungendo qualche nota. Di qua, perché se sì. Noi appuntiamo, così quando mi appunta. Ecco. Così per la registrazione. Qualche notizia di base, con a margine qualche notazione personale puramente episodica. Dunque, Ottolenghi nasce il 20 giugno del 1915, a prima guerra mondiale appena iniziata, da Giuseppe Ottolenghi e Maria Maddalena, detta Magda Cassano, e compie la prima parte dei suoi studi al liceo d'Azeglio. Mi piace qui ricordare non solo la discepolanza con Monti, ma l'amicizia e la vicinanza a Emanuele Artom e anche Oreste Paietta, che sono stati i primi compagni. E il primo, naturalmente, importante per ragioni che vi sono del tutto chiare, il secondo, naturalmente, per la militanza politica. E mi è caro ricordare che per aver rifiutato di partecipare alle lezioni di educazione fisica e di aver quindi evitato di indossare la divisa, la bocciatura e il successivo trasferimento nella città dove sono nato, a Cuneo, da uno zio materno le cui memorie sono molto vive nella storia della mia famiglia, Salvatore Segre, e che lo aiutano a reinserirsi nel mondo della scuola. E completa gli studi a Torino, al liceo Alfieri, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza, dove si laurea nel 37, un anno prima delle leggi razziali, quindi a differenza di Primo Levi, che entra nell'università successivamente. E lui si laurea proprio in limine, parte poi per Spoleto, dove frequenterà la scuola degli allievi ufficiali cacciatori delle Alpi.
Nel 38 lo scontro, l'incontro con le leggi razziali è brutale in famiglia. L'allontanamento dall'università del padre, l'annullamento del matrimonio dei genitori, un concorso vinto al Ministero della Difesa presso l'ufficio logistico Armi e Mezzi lo sembra mettere in discussione, viene messo in discussione subito. Ecco, ecco. Questi Zoom, questi sono gli inconvenienti di Zoom. Succede sempre così. Liberato da incarichi militari, frequenta lo studio dello zio materno, Innocente Porrone, antifascista torinese noto, che era già stato arrestato nel 29, faceva parte di un gruppo antifascista socialista, la Giovane Italia, arrestato per la diffusione di stampa clandestina. Entra così in contatto con ambienti antifascisti torinesi, si trasferisce per un certo periodo a Roma, sposa nel 1939 Lida Ghiron con un escamotage giuridico ideato dal padre, anche se il matrimonio risulta nullo secondo la legislazione vigente. Scusate. L'avvicinarsi alla guerra e il progressivo deteriorarsi delle situazioni politiche portano a guardare con sempre maggiore interesse e attenzione le valli di Lanzo, dove poi si svolgerà l'attività clandestina sotto l'occupazione tedesca. Valli di Lanzo che sono forse insieme alle valli valdesi luoghi dove la più parte degli ebrei torinesi sfolleranno e troveranno asilo, entreranno nella resistenza. Di qui il trasferimento a Ceres, a Cirié, la vicinanza e la conoscenza, questo è importante ricordarlo, con Ada Gobetti Marchesini, che oltre ai suoi meriti personali assume in questi mesi il ruolo di punto di aggregazione di tante personalità dell'antifascismo e moltissimi sfollati ebrei. La rete di resistenza dopo l'8 settembre è soprattutto confinata in un primo tempo alla produzione di documenti falsi, una vera e propria struttura a cui partecipano figure e personalità che sono state di grande importanza nella storia dell'antifascismo e della resistenza in Piemonte. Vorrei almeno ricordare e sottolineare la presenza di Carlo Angela, il babbo di più noto Angela, è titolare, come sapete, nel Canavesano di una piccola luogo ospedale di accoglienza, che dove furono salvati e nascosti un numero altissimo di ebrei, tra cui anche uno zio paterno che rimase lì nascosto per tutta la durata della guerra. Il cardinal Fossati, naturalmente, che è stato il regista di tutta l'opera, sarà il regista di tutta l'opera di assistenza ai profughi ebrei, e il punto di collegamento tra chi era nascosto, chi partecipava alla resistenza e la massima organizzazione di assistenza ebraica del tempo, cioè la Delasem. Credo che qui gli incroci tra le carte di questo fondo e gli analoghi fondi Delasem, che sono conservati da poco e sono in via di catalogazione dal Terracini, potranno fornire degli incroci, dei punti, degli snodi molto interessanti. Nella Valle di Lanzo, nel giugno del 44, con l'esperienza di autogoverno locale nelle Valli di Lanzo, soprattutto a Ceres, si insedia un commissariato civile cui fanno parte per promuovere le più diverse attività, non solo per formare i CLN, ma anche per riaprire delle scuole, per fondare un giornale
di cui si conserva in questo fondo alcuni esemplari, che aveva un titolo che è già tutto un programma, Scarpe Rotte, uno dei periodici clandestini della Resistenza in Piemonte più originali, più creativi, potremmo dire, cui facevano parte due figure che gli ebrei torinesi difficilmente possono dimenticare, cioè Aldo Luzzatto e Franco Valabrega. Tutto questo nella parte naturalmente che riguarda la vita della resistenza nelle valli di Lanzo. Un'attività è un lavoro intenso e che ha una sua coda nel dopoguerra per il ruolo che come avvocato difensore Ottolenghi lo vedrà impegnato in alcuni processi molto importanti, alcuni anche molto delicati, soprattutto quello che vede protagonista il vicecomandante della seconda divisione Garibaldi, cioè Walter Alessi, che fu accusato di alto tradimento, e una storia molto controversa, anche molto inquietante, e secondo me, i miei studi resistenziali risalgono agli anni in cui ero comandato all'Istituto della Resistenza, ma con le carte viste allora si trattava di una pagina difficile da chiarire e che non aveva ancora i risvolti tragici che avranno molti altri episodi oscuri della Resistenza venuti in superficie molti anni dopo, ma questo intanto salvò la vita di Alessi e che venne allontanato. Insomma, una storia davvero sul piano privato che è stata un po' indagata in un libro non recentissimo di uno studioso giovane delle Valli di Lanzo che ha studiato anche la figura di Carlo Angela, però è la dimostrazione, secondo me, pratica della capacità e della sensibilità di Ottolenghi nel tenere insieme la memoria della resistenza e allo stesso tempo l'assistenza e l'umanità per risolvere un caso davvero molto complicato. Ottolenghi è nel dopoguerra con Casalegno e Giorgio Bocca, fa parte della direzione amministrativa di quel meraviglioso giornale del Partito d'Azione, Giustizia e Libertà, che si stampa per un brevissimo tempo, ma è un periodico forse il più bello del Partito d'Azione. Non credo che altre città possano vantare la presenza e l'importanza di un giornale come quello. Dopodiché Ottolenghi entra per qualche tempo in magistratura per poi svolgere fino alla fine della sua vita la professione di avvocato nello studio legale che era stato di suo padre. Qui avviene la svolta, che è quella su cui io vorrei costruire la mia ipotesi di lavoro per riosservare e studiare questo fondo da un'angolatura diversa, che non sia soltanto, come naturalmente è giusto che sia, ed è in parte è già possibile fare, cioè la ricostruzione del ruolo che Ottolenghi ha avuto nella storia della resistenza in Piemonte, in particolare nelle Valli di Lanzo, e poi anche naturalmente della sua attività di avvocato connesso e implicato in processi che riguardano la storia della resistenza medesima. Ma quello che mi ha colpito, anche per la vastità di carte che sono conservate in questo fondo, di inediti soprattutto, è il fatto che a partire da una certa data, nella lunga senilità di Ottolenghi, che muore il 18 gennaio del 2016, l'improvviso, repentino direi, per chi la conosce, io non gli ero così vicino da ricordare come e perché sia avvenuta questa sorta di metamorfosi, che lo porta circa, direi, se non ho visto male, dagli anni 90, non ho ancora una data precisa in cui avviene questo mutamento, che lo porta alla narrativa, a lasciare in secondo piano l'attività professionale,
Pandasan è certo, certamente, ma dalle carte risulta evidente che, a parte il riordinamento di quelle carte, la messa in, come dire, la risistemazione delle, di tutte le carte che riguardavano gli accertamenti di razza, la storia familiare, i documenti di famiglia, molti, ci sono dentro questo fondo molte notizie, molte carte che riguardano anche il suo interesse di storico e di raccoglitore di carte di alcune comunità piemontesi, se non ricordo male quella di Aquin, ci sono parecchie carte che riguardano, ma carte settecentesche, ottocentesche. Però non è dagli anni 90 alla morte, e con tutta evidenza non è stata questa la sua attività principale. C'è stata questa svolta dal mondo delle leggi, dalla memoria resistenziale, la collezione, i ritagli. Il fondo conserva una quantità enorme di ritagli di giornale che riguardano compagni, amici, ritagli, recensioni di libri che riguardano naturalmente la storia della resistenza, ma tutto questo rientra in qualche modo nell'ordine delle cose, no? Non sarebbe stato strano che non vi fosse questa parte di carte. E invece è sorprendente questa esplosione narrativa. Mi limito soltanto a citarvi i testi che oscillano, che sono prevalentemente testi di letteratura, ma con una certa inclinazione anche per la saggistica o per la saggistica narrativa. Un po' su, alcuni testi sono un po' sul crinale. Il Palazzo degli Stemmi, che è quello di esordio, che lo rende forse, che gli dà anche una visibilità, testimoniata dalle recensioni che sono conservate in archivio, La Finestra di Kuhn, Dal Paese di Darwin Dunque, Pendolo, Per le Nere, Storia di una Vita Ritrovata, Per un Pezzo di Patria, Blu Edizioni, variano, cioè gli editori variano, Ribellarsi è Giusto, questo è quello che... il primo che ho letto non quando sono entrato in questo a vedere queste carte, perché mi piaceva l'idea del sottotitolo Il monito di un 95enne alle nuove generazioni. Siccome sono più o meno gli anni in cui io ho iniziato a lavorare il mio libretto sulla resistenza spiegata a mia figlia, mi veniva utile avere un modello di un nonno, forse bisnonno, che raccontava ai bisnipoti la propria esperienza. Che cosa vuol dire questo cambiamento? Cioè, dobbiamo cercare di dare una risposta che non sia quella banale del fatto che raggiunta una certa età, forse anche un minimo di stanchezza per le pratiche burocratiche, per le leggi, la consuetudine con i codici giuridici, la memoria stessa della resistenza che cominciava a farsi sentire. Questi sono percorsi che sono abbastanza normali nelle biografie di chi ha, come Otto Lenghi, ha attraversato praticamente per intero la storia del Novecento. Però il fenomeno, secondo me, rientra in un quadro generale che è di quegli anni e che forse Otto Lenghi anticipa persino di un po', e cioè l'idea che... la memoria, il futuro della memoria, lo dico in modo molto sintetico, accade sulla fine del millennio, sul finire degli anni 90, che il naturale rarefarsi delle testimonianze, il numero sempre più piccolo di testimoni di quegli eventi, pongano il problema del lascito della testimonianza, dell'eredità di queste memorie. Scatta in molti di loro, e anche nell'attenzione di chi legge o rilegge queste biografie, l'idea che il futuro della memoria non sia la storiografia o la ricerca storiografica, ma sia la letteratura. Il caso più macroscopico l'abbiamo a Torino, nel fatto che negli stessi anni in cui Otto Lenghi fa questa virata, Aldo Zargani decide di scrivere per violino solo, un'opera letteraria sotto ogni punto di vista. Si tenta a riconoscere, certamente fondata sull'esperienza personale, ma dove la forza della letteratura per tenere vivo il ricordo esplode con grande forza, con grande energia. Poi questo percorso è andato arricchendosi, ma...
fa parte cioè di un disegno generale. Ed è interessante, sarà interessante vedere, molto di più di quanto io non possa fare stasera, come gli interessi storici, perché i romanzi toccano tanti campi del passato, tante epoche storiche, sono romanzi storici, sono rievocazioni di fantasia, ma sono un tentativo di ripercorrere la storia attraverso la chiave della letteratura. Mi sembra un passo originale che meriti di essere intanto ricostruito nelle sue tappe principali e poi irrobustito e nutrito dei numerosissimi dattiloscritti, perché quello edito è solo una minima parte dell'opera letteraria. Ci sono dentro i faldoni che sono conservati adesso qui al Terracini un numero impressionante di racconti, di abbozzi di racconti, di prime stesure, di saggi, qualche cosa anche mi è sembrato di vedere anche di una saggistica filosofica quasi anche tendente al religioso. C'è una parte degli ultimi inediti che non è, dove la narrativa va a esplorare anche territori che riguardano più la sfera dell'etica, della filosofia. In queste scritture intensissime, certamente da poligrafo, scriveva tantissimo, è inutile, cioè è una produzione immensa, immensa, legata anche appunto alla sua lunga senilità, ma credo che meriterà, per valorizzare questo fondo, provare a intanto a ripescare tra gli inediti qualche cosa di significativo. Io ho dato una prima occhiata perché sono convinto che spesso l'autore sia il peggior critico di se stesso, e quindi la scelta di pubblicare certe cose non sempre sia stata la più significativa rispetto alla varietà di carte e di prove narrative che forse riservano anche potrebbero riservare delle sorprese, perché i generi letterari che sono percorsi in questa fase che dura circa un decennio sono tantissimi: l'apologo, il racconto per l'infanzia, il saggio filosofico, il racconto, il profilo del personaggio partigiano, un'enorme varietà di testi che è naturalmente importante, sarà importante valorizzare, anche perché Ottolenghi era ordinatissimo, quindi raccoglie nei fascicoli che riguardano tutti i libri pubblicati, ma anche i testi inediti. Ci sono tanto un'ottima e perfetta rassegna stampa delle recensioni dei libri pubblicati, ma poi ci sono abbozzi, si riesce a ricostruire anche la sua capacità di costruire questi racconti. Di ciascun romanzo vi sono gli abbozzi di stampa e anche un minimo di storia della ricezione dei testi, che a Torino questo non riserverà grandi sorprese. I suoi punti di riferimento sono, come per tutti gli scrittori esordienti torinesi, Giorgio Barberi Squarotti, e per la storia, nel caso dei libri più storici, Massimo Salvadori, con cui credo Ottolenghi avesse, mi correggetemi se sbaglio, un rapporto privilegiato di amicizia e di conoscenza, anche per la sua storia personale. Poi naturalmente ci sono delle, indipendentemente da questo discorso tra storia e letteratura, il fondo riserva alcune, come dire, chicche, come si usa dire, dei piccoli tesori. Penso per esempio alla vicenda su cui ancora nessuno a Torino ha mai indagato, secondo me, con la necessaria spregiudicatezza, e cioè la vicenda penosa del Lambello, il giornale fascista del 1937, di cui era magna pars Luigi Firpo, e su cui scrivevano tanti giovani destinati poi a una luminosa carriera nel secondo dopoguerra. E il Lambello è difficile, non è semplice trovarlo in biblioteca, non credo siano usciti moltissimi numeri. Ci sono
pagine, riferimenti sparsi, ritagli, soprattutto se non trovo adesso la cartella giusta, in cui c'è anche un battibecco epistolare tra Ottolenghi e Firpo, e ci sono dei... Sul Lambello scrive anche... Spero di non scandalizzare nessuno, io credo che non si debba guardare a quelle pagine, a quegli scritti e alla partecipazione ebraica a quegli scritti con il moralismo di chi pratica il senno del poi. Siccome è un moralismo da quattro soldi che è praticato da molti storici del fascismo e dell'antisemitismo, credo che prima ciascuno di noi se ne spoglia, meglio sarà per tutti. Non è una... Anche la tanto controversa questione della nostra bandiera e delle firme che vi entrarono a far parte, credo si debba guardare con occhi disincantati, guardare al tipo di collaborazione data e al tipo di discussione che ne nacque. Notizie sul Lambello interessanti sono nei diari di Artom. Se non ricordo male, nella prefazione poi tolta di Cantimori alla prima edizione della storia degli ebrei sotto il fascismo, ma è ancora per Torino, per la storia della cultura torinese degli anni 30, è ancora una pagina scura. Ci starebbe tutta una tesi o un saggio sulla storia del Lambello, sul tipo di collaborazioni, su chi firmava, su chi e che cosa scriveva. Si faranno delle sorprese, alcune gradevoli, alcune meno gradevoli, ma credo che sia giunto... qui non c'è moltissimo. Qualche cosa però, secondo me, nella corrispondenza, nei ritagli, nella scelta, in che cosa Ottolenghi ha conservato di quel capitolo, credo varrebbe la pena approfondire. Poi tutti, naturalmente, ritagli, discorsi, testi, interviste, naturalmente, intensissima a partire da una certa data l'attività nelle scuole, no? Quindi appunti o testi o tracce per interventi fatti nei licei e nelle scuole superiori torinese, accanto naturalmente a tutta una parte che è molto ricca, ma che però credo, rispetto ad altri fondi conservati qui, sia certamente un po' marginale, cioè le ricerche che lui fa sulla storia degli ebrei ad Acqui. E poi tutta una serie di relazioni che intrattiene con gli storici che della comunità di Acqui e anche di Asti si sono occupati. Penso soprattutto alla dottoressa Sardi, che ha scritto su Asti delle cose molto belle, ci sono delle tracce. Tra l'altro ho visto proprio in questi giorni, ha appena pubblicato una guida di Asti ebraica molto bella, non so se è già arrivata qui in biblioteca, una piccola guida con pagine anche su Acqui. Però secondo me questo fondo, ai fini di una ricostruzione della vita delle piccole comunità piemontesi rispetto a quello che state mettendo insieme su Marco Levi, credo non possa essere comparato. Non è questo, secondo me, pur avendo delle carte importanti, non è questo il punto di forza di questo fondo. C'era un'altra cosa che volevo... Anche se però certo lui raccoglieva, ci sono tutta una serie di rogiti, di carte dotali, storie anche di vita acquese interessanti. E non so se Dolermo, che aveva studiato la storia della comunità di Acqui, forse senza poter vedere le carte che sono qui adesso conservate, perché una parte dell'origine della famiglia, non ricordo se il ramo paterno, di lì veniva. Acqui è una, oggi è bene studiata, ma è stata una ricchissima, come? E certo, no, il famoso palazzo Ottolenghi, sì, e poi
E poi a me piace di Acqui, c'è la storia di Raffaele Ottolenghi che fu console, ne parla Gramsci nei Quaderni del carcere, perché era uno studioso, un primo socialista, uno studioso di messianismo, ed è un personaggio bizzarro su cui lo stesso Delermo ha pubblicato una bella monografia, che è stato un po', diciamo, l'intellettuale del Novecento più importante di Acqui, passa alla storia per essere stato autore di una piccola autobiografia dove racconta, c'è una scena anche molto umoristica nella vita di Ottolenghi, il destino ha voluto che, arrivato a Torino dopo una vita molto romanzesca, aveva fatto per lunga parte la carriera diplomatica, affitta in piazza Carignano una camera mobiliata dalla stessa persona che aveva affittato la camera, l'ultima camera dove Nietzsche ha perso completamente il senno. E nella sua autobiografia Raffaele Ottolenghi ha una mezza paginetta deliziosa in cui, in presa diretta, ci descrive la follia di Nietzsche tra le rappresentazioni della Carmen al Regio, sull'angolo dove oggi tristemente c'è quel lugubre lapide marmorea messa su durante la Repubblica Sociale, quando Nietzsche veniva contrabbandato come il padre del nazionalsocialismo. Su quello spigolo di casa, lassù in alto, una certa signora Fino affittava le camere, una l'affitta a Raffaele Ottolenghi e l'altra l'affitta a Nietzsche. Nietzsche fa la strada che fa, e invece Raffaele Ottolenghi, prima di morire, scrive questo librino di memorie pieno di ricordi acquesi anche di questa buffa. Questa, scusate la divagazione, ma gli ebrei di Acqui hanno, come quelli di Mondovì, come quelli di Mondovì naturalmente, hanno tutte una storia di tante storie di nobiltà e di miserie e di, anche di spigolo, dove è bello fare qualche spigolatura. E l'ultimo punto su cui vorrei soffermare la vostra attenzione naturalmente è, che non è l'ultimo in ordine di importanza, perché è diciamo al centro di un libro, quello del 2011, Ribellarsi è giusto, è il tema, che meriterebbe anche questo di essere approfondito, della trasmissione naturale della mente, della memoria, dei valori dell'antifascismo, in un momento in cui naturalmente nel 2011 le cose stavano molto cambiando. Quel titolo e quel libro sono un po' la controprova, insomma, la dimostrazione ad abbondanza di questo lascito testamentario che la generazione di Ottolenghi e di altri alfierini, d'Azeglini come lui, allievi di Monti, hanno lasciato nell'ultimo pezzo della loro vita, di fronte a un'Italia civile ormai superata dai tempi, la cui memoria risultava annebbiata. Questo Ribellarsi è giusto, messo deliberatamente nel titolo, è il segno di una stagione, di una testimonianza, di una figura che, come dire, ci ha lasciato una eredità di affetti e di impegno civile che è parte integrante di quella Italia civile, di quella Torino civile, di cui oggi si sente molto la mancanza. Mi fermerei qui, e non vorrei aggiungere altre cose, ma casomai, se ci sono delle questioni o delle domande, sono a vostra disposizione. Scusate, dovevo mettere su Zoom. Adesso sono rimasto. Vedo anche che ci sono delle persone. Sì. Anche Ariel. No, una cosa che volevo dire è che lui disegnava e dipingeva bene. Ecco, anche. Ecco. Per esempio, forse bisogna, è meglio girarsi da non sempre. Ecco, questi non li ho visti ancora. Una e che, a che anni risalgono? Da sempre o? Non
perché il, quello che è sorprendente veramente è il, è il, cambiamento, cioè come a un certo punto, dalla si potrebbe dire dalla sera alla mattina, la forza, la componente creativa, credo soprattutto che per adesso li vedrò. Io ho continuato comunque a avere lo studio. Sì, certo, certo, sì, sì, fino alla fine. Un po' meno. Perché... Sì. Però si vede che la passione letteraria, cioè, le dimensioni delle cose che ha scritto, la quantità delle cose che ha scritto e l'investimento emotivo che ha messo in questa seconda parte della sua vita è un dato sorprendente, che non è comune. Abbiamo tante carte all'Istituto della Resistenza di Torino, come a Firenze, come dovunque negli istituti della Resistenza, siamo pieni di fondi archivistici, di leader del movimento resistenziale che hanno dedicato tutta la vita alla memoria resistenziale, hanno conservato le carte che riguardavano la storia della loro formazione, i diari, le corrispondenze, ma mai si è visto che a un certo punto vi fosse questa sorta di inversione di tendenza. Fa problema, ma è anche un aspetto, come dire, che documenta la versatilità, no? L'eclettismo e l'originalità di un personaggio fuori del comune. Probabilmente, per me avesse avuto tempo, la parte sulla ricostruzione della storia familiare, della sì, un lavoro molto grosso che aveva immaginato, perché sa, dall'archivio si nota, le figure dello zio, dei due zii, anzi, che erano due differenti tra loro, raccogliendo un sacco di documenti proprio finalizzati alla storia, che non credo avesse intenzione di realizzare come un saggio storico. Sì. Esattamente come per un pezzo di patria non è un vero e proprio saggio storico. Certo, però non ve ne sono, io non ne ho visto degli abbozzi, ho visto la passione semmai del collezionista, cioè perché ci sono, ha raccolto dei documenti settecenteschi, no? I primi sono 731, sono... Ma ci sono delle scalette anche sulla storia di uno di loro, aveva ipotizzato di realizzare un qualche cosa. Forse più che raccolto, conservato. Conservato, esatto, sì, sì, sì. Questo è un po' un aspetto, è quello su cui io che poi ho sempre un occhio al più al passato che al Novecento, sui fondi familiari, che c'è anche di cui oggi non abbiamo parlato, cioè la compresenza di un'attività personale più o meno documentata secondo quanto è stata rilevata la biografia della persona, conservata insieme in compresenza. Questo libro, secondo me, è un libro stupendo, mi è piaciuto tanto. Tutto parlare, non voglio parlare. È molto, molto impressionante. Un altro percorso di valorizzazione, ma lo bene lo inserisce in questo tessuto di fondi personali e familiari che noi abbiamo ai Terracini e che, insomma, come dire, consentono di ricostruire in concorso con gli archivi comunitari la storia dell'ebraismo piemontese dell'Ottocento e anche più risalente, nei casi fortunati, tra l'altro i casi in cui abbiamo documentazione più risalente, intendo al Settecento, sì, e qualcosina anche del Seicento, sono proprio nei fondi personali. Certo. Il fondo di Massimo Torelli non fa eccezione, errori, man mano che riordinava me ne mostrava, anche della parte Giron, quindi insomma... sì. Una parte di cui oggi... Sì, ho dimenticato due cose. Quando dicevo alcuni processi significativi, non c'è solo la questione di Walter Alessi, ma c'è molto più importante, questa su cui c'è più documentazione, il processo Durando, che siamo nel 61, è un processo che ha visto... direttamente coinvolta tutta la comunità. La Voce della Giustizia, si chiamava così un periodico torinese diretto da Giovanni Durando, si era segnalato per tutta una serie
di articoli antisemiti dove l'accusa del decidio scorreva a piene mani, fu intentato da parte di Guido Fubini un processo contro, una querela contro Giovanni Durando. Il processo durò parecchio, perché vi furono due sentenze, una seconda nel 63, e vi cito i nomi degli avvocati insomma, che vi parteciparono, si va dalla Bianca Guidetti Serra, testimonianze persino Leonardo De Benedetti, Terracini, insomma c'è anche quello, un po' ne parla Guido Fubini nelle sue memorie, piuttosto distesamente, ma anche quello è un capitolo che non ha avuto, che meriterebbe uno studio specifico. E poi più delicato di tutti, ma non c'è moltissimo, c'è un fascicolo soltanto, questo l'ho visto, ma non mantiene quello che promette, no? E cioè il fascicolo dedicato a Piti Grilli, perché ci sono dentro delle fotocopie, Piti Grilli è il... Piti Grilli, cioè la spia, no? Che ha mandato in carcere più della metà dell'antifascismo ebraico cittadino, c'è dentro questo fascicolo molte fotocopie, anche qui ritagli di giornale, un articolo del 46 subito, e poi alcune lettere in fotocopia di Sion Segre sulla questione di Piti Grilli, ma se non ho visto male sono le stesse che poi sono nel libro, o forse no. Una grossa parte dei documenti della resistenza, del fascismo della resistenza, il giochino si può fare, se si riprende per un pezzo di patria, si riesce a smontare per un pezzo di patria attraverso quei documenti. Ecco. E per quello che dicevo, anche forse le memorie personali, le memorie familiari, tutte deve fare qualcosa, perché in tutto il percorso della resistenza lui ha nell'archivio quello che poi ha utilizzato per costruire per un pezzo. Già. Silvia, Silvia Levi. Mi ha parlato molto con te, Marco, sulla trasmissione del mondo. Perché io ho insegnato a scuola ed effettivamente c'è questo problema di come trasmettere alle nuove generazioni le cose che sono capitate. E il fatto della letteratura, della trasmissione attraverso la letteratura, sembra estremamente efficace. Sì. Perché ci sono dei testimoni, sì, reali, sono più efficaci di tutto. Però una volta questo sì, sì, è l'unico canale per diffondere questa conoscenza. Sì, sì. Però qui siamo di nuovo di fronte alla censura, perché chi ha scritto queste cose, chi ha vissuto queste cose, chi aveva questa capacità, questa scrittura, eccetera, dai, non so se il lavoro di uno strumento, il nostro cervello, che si occupi della storia e che vada ad approfondire, vuole attraverso questi libri che ci sono, in archivio, altrove, questi aspetti, e poi in grado di, sì, elaborarli, sì, in una forma. Certo, certo. In questo sfondi una porta aperta, però vada, è sempre stato così. Il qualunque evento enorme della storia ha avuto una fase iniziale affidata ai testimoni, ai protagonisti della storia medesima, ma poi una sua seconda storia, che è quella affidata alla letteratura. È una cosa banalissima che fatichiamo però ad applicarla alle memorie nostre dolenti della Shoah e delle persecuzioni razziali. Ma se appena noi ci spostiamo come prospettiva e ci mettiamo ad analizzare un fatto che per noi sia, tra virgolette, un po' più neutro, e pensiamo alla peste del 600 di Manzoni, un unicum nella storia anche quello, e oggi a scuola
lo trasmettiamo quell'evento non facendo leggere la storia della colonna infame o le carte milanesi del Seicento, le carte processuali, ma facciamo leggere e impariamo molto leggendo i Promessi Sposi. La resistenza stessa, per avvicinarci invece ai nostri temi, quanto abbiamo imparato di storia della resistenza prima che dai libri di storia, dai libri dei narratori? E Pavone scrive la storia della resistenza nel 91, ma io sono nato nel 56, tra anni 60 e 70 avevo già la possibilità, se non l'avevo, perché non avevo la maturità per farlo, ma chi aveva la maturità per farlo poteva capire che tutto stava già nei Piccoli Maestri di Meneghello, nel Sentiero dei Mediterranei di Calvino, tutto Fenoglio, i banditi di Piero Chiodi, tutte le questioni controverse della storiografia, era una guerra civile, non era una guerra civile, la violenza è giusta, la violenza è ingiusta. Calvino, Meneghello soprattutto, di cui ricorre il centenario quest'anno, te lo spiegano, te lo fanno capire. Certo, tu dici giustamente, che ne sarà, cosa diranno di quegli eventi? Ci sarà un Manzoni tra tre secoli che racconterà le persecuzioni razziali a Torino e come lo farà. È un po' presto per prevederlo, ma non vi è dubbio che è possibile e che il futuro l'assioma, il futuro della memoria è la letteratura e la storia naturalmente, certamente. Però la letteratura ha un ruolo di supplenza, ha avuto un ruolo di supplenza e potrà continuare ad avere un ruolo forte di sostegno nella trasmissione degli avvenimenti. Questo piccolo passaggio, io ho avuto l'impressione che Telenghi nella sua biografia l'avesse fatto. Bisogna ripensare al percorso di mio padre e la mia sensazione dai dialoghi e dai racconti, eccetera, è che comunque la prima parte della sua vita, il fatto di essere diventato avvocato, di aver fatto gli studi giuridici, non è stata una scelta che lui ha vissuto come libera, nel senso che, essendo figlio di un professore universitario, illustre, internazionale, era un po' scontato che lui facesse in quegli anni in cui già c'era il fascismo, c'era tutta una serie di temi angosciosi e politici. E il rifugio è stato fare legge, che poi in realtà lui è stato un avvocato molto convinto e anche appassionato dalle cose che faceva, però ha vissuto questa professione un po' come forzata. Quando è scoppiata la guerra non era riuscito a dare il concorso per diventare avvocato, quindi si è trovato con in mano la laurea dottore in legge, ma non poteva lavorare. Io mi ricordo subito dopo la guerra le notti in cui papà passava a preparare a studiare per il concorso per diventare procuratore, allora era diventato procuratore e poi per poter fare l'avvocato e poi ha fatto anche il magistrato. Ma un po' come se questo fosse la cosa dovuta, ormai aveva famiglia, aveva due figli piccoli, c'era la guerra di mezzo, tutto è stato automatico e non scelto. Lui si sentiva nel confronto con suo padre, con i ricordi che aveva dei rapporti degli amici di suo padre, una persona che non era realizzata, che non faceva. E il suo modo di fare l'avvocato era un modo, secondo me, particolare, perché lui aveva un rapporto con le persone, con i suoi clienti. Lui era il narratore, un ascoltatore, era un
aveva un grande interesse per le persone, per gli eventi, per la storia, passata, presente. E quindi è come se in tutta la vita lui avesse sognato, cioè il fatto che lui si sia messo a scrivere così tardi è stato quando non ha più avuto l'assillo di dover continuare a lavorare per tirare avanti la famiglia, perché era stato un problema per molti anni, sempre dopo la guerra, eccetera. Quindi è stato finalmente la realizzazione di qualcosa che rappresentava l'espressione della maturità del percorso che lui aveva fatto. È stata quasi un'evoluzione che mi ha permesso finalmente di fare essere se stesso e di cui metteva tutta la sua propria storia. Poi ci sono dei fatti anche privati che non so quanto si possano raccontare, ma uno dei problemi di mio padre che ha segnato abbastanza la sua vita e che era figlio di una madre cattolica che è di un padre ebreo. Quindi la sua identità dal punto di vista anche della religione, lui si sentiva ebreo profondamente, ma in fondo aveva questo tarlo, no? Lui si ricorda che come molti bambini di quell'epoca è stato battezzato da molte volte, perché ogni tanto per andare in famiglia, eccetera, per salvarlo lo portava. Quindi non so come dire, c'era un percorso identitario sia a livello personale sia a livello professionale, che è stato faticoso, difficile. Non so, per esempio, non ho potuto andare a scuola, ho fatto le elementari in casa con delle lezioni fatte da maestre di supporto, perché i suoi genitori non erano sposati, perché mio nonno che era ebreo, non ha mai detto per molti anni a sua madre di avere una relazione con una donna che era cattolica, ma oltre che cattolica era anche sposata. Aveva lasciato chi era insomma. Quindi la sua infanzia è stata molto segnata da questi aspetti così. Il bambino, per esempio, non sapeva il suo cognome, non aveva il cognome autorevole, quando aveva 10 anni è stata presentata per la prima volta in famiglia, nella famiglia del padre, e poi la nonna. Sì, sì. Io credo che tutti questi elementi spiegano come poi lui siamo stati molto appassionati anche ai romanzi familiari, e alle origini, alle radici, alla ricerca delle. Sì. E dove lui, scusa, era laureato in agraria. Dove è stato? No, in scienze politiche. Lui è stato anche magistrato. È stato. Volevo sapere se nelle carte c'è traccia del ferito di lui è stato un magistrato togliattino, cioè di quelli nominati da Togliatti nel 1945, sulla base dell'unico requisito di essere laureato in giurisprudenza. Cioè, quando è stato, non so per quanti anni, certamente è stato pretore a Cerro. E poi forse Sarignano, e nel suo racconto c'è qualcosa sull'esperienza come persona. Forse sì, sì. C'è un giallo. Un giallo, è giallo. Ma volevo sapere se si sta parlando sulla attività del magistrato. Io qui non ho visto niente. No, il fatto che attestino al di là della rilavorazione di questo tema nella letteratura non ci sono fatti.
Quindi questi magistrati togliattini erano a tempo, diciamo. No. Erano. No, alcuni sono rimasti poi praticamente in una struttura formale, era ministro della giustizia e quindi li ha nominati ope legis, una specie di... Perché poi ha lasciato la magistratura? Si sa perché poi ha lasciato la... Sapete perché poi ha lasciato la magistratura? Per mantenere meglio la famiglia. Contrario di adesso. Ho fatto tanti. Tanti sono stati in quegli anni dalla... Io non so poi... Silvana voleva dire qualcosa, prima aveva alzato la mano. Tu, Alberto, come pensi che si possa continuare? A parte che l'hai già detto. Ma... No, io credo che una parte dei testi narrativi non pubblicati, forse quelli più saggistici, una, non tutto, ma una scelta, perché è un oceano, e forse meriterebbe di essere ripresa, cioè guardarci con più attenzione, fare una scelta, e secondo me non tutto, anche perché secondo me forse condizionato, adesso è una pura ipotesi, forse condizionato dal fatto che il suo, tra virgolette, editor era Barbary Squarotti, che era un bravissimo professore di letteratura italiana che naturalmente giocava pro domo sua e quindi gli pubblicava i testi, diciamo, a più alto tasso narrativo, di quelli dove si parla del diritto, dei magistrati, il giallo che racconto, quelli probabilmente interessavano di meno e non sono stati pubblicati, però sto parlando in astratto. Una ricognizione seria sul fondo narrativo credo renda possibile non una ristampa del già edito, ma una piccola scelta delle cose che sono un po' diverse, che lasciano intravedere qualche cosa. Per esempio, la riflessione, a me sembra che la parte filosofica, ci sono dei testi che prendono spunto da una parte da un evento di cronaca e poi partono per delle riflessioni di tipo filosofico, dove non c'è una trama, però c'è una riflessione, un pensiero, dove forse potrebbe, adesso alla luce di quanto diceva adesso, potrebbero nascondere un tentativo dopo tanti anni di spiegare quelle ferite lontane, identitarie lontane. Però quello secondo me è la parte dell'archivio che secondo me merita di più di essere valorizzata, senza volerne fare la scoperta letteraria del prossimo decennio, però... c'è qualche cosa che secondo me merita. Posso fare? Scusami. No, volevo solo dire, infatti, grazie anche alla famiglia che oltre che le carte ha donato una somma che ci permette di andare avanti in questo studio e di procedere anche con la pubblicazione. Una scelta di testi, sì. Una scelta di testi, insomma. Posso fare una domanda, sì, da archivista? Certo. Che forse, guardando approfonditamente queste unità archivistiche, hai avuto un sospetto, e di base a questo sospetto ci dovrebbe essere che esista anche un archivio elettronico, dei file negli ultimi tempi, che lui abbia lasciato dei file, cioè flop di questi. Sono stampati o dattiloscritti? Sono stampati. Quelli che sono qua mi sembrano dattiloscritti ancora. Tutto lo scriveva. E poi c'è qualcuno che trascriveva, ci sono. Quindi c'è una parte. Datilografo. Però io non ho visto testi stampati da computer. Qui non ricordo di averli visti. Non ci sono, vero? Tutto il dato, ma così all'inizio. Sì.
dava la datilografa, come facevano larga parte dei professori di una... La datilografa, poi tutti i andava. L'unica cosa che la computer sono le mani. Sì, 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 degli ultimissimi tempi. Ma i testi narrativi sono tutti datiloscritti e qualcuno anche manoscritta. Annotati con tante correzioni. Poi interveniva sui datiloscritti con dei tagli, sono molto lavorati alcuni. Ma anche se non ci sono altre questioni. Ci sono altre domande o altre? Sì, sì, altre aggiunte più che domande forse. Per capire questa sua vocazione letteraria. Lui era una persona che aveva un fortissimo senso estetico. Il fatto che disegnasse, dipingesse, lo esprimeva, per esempio, a casa c'è un giardino che è in gran parte un giardino orto, uno spazio, diciamo, costruito scegliendo uno per uno i fiori, i bulbi, gli alberi. E anche in questo si esprimeva. Io andavo a camminare negli stessi posti, dove andavo a camminare, e tutte le volte che tornavo da una passeggiata dicevo dove ero stato, sì, in quel posto ci sono quei fiori. Cioè aveva una fortissima dimensione estetica, che si esprimeva anche nel lavoro per la natura, era anche questo, non sono testimone pescatore, cioè aveva un forte rapporto con la natura. E questa è una componente certo, che ha ispirato anche i testi letterari. Avevo un pettino rosso che veniva a trovarlo tutte le mattine sul balcone della stanza da te. C'era un altro e questo pettino rosso, penso che questa cosa a me è rimasta impressa. Il giorno del suo funerale, vicino al Pere di mio papà, c'era un pettino rosso. Saltellare. Succede. Fassino a parlare, a un certo punto si è interrotto e ha detto: non avrebbe finito. Questo va bene, direi che faccio le parole, vuoi farle sì. Tu? No, 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 fai tu. Ma no, perché dobbiamo fare tutto questo gioco delle sì, sedie. No, lascia a te chiudere. No, si staccano tutti i fili. Facciamo. Va bene, terminiamo qua. Grazie a chi ci ha seguito. Ci rivedremo prosieguo degli studi. Ancora grazie alla famiglia per aver conservato in primo luogo le carte, perché è importante, e poi per averle donate all'archivio e aver permesso anche di studiarle e di andare avanti e di conoscere meglio questa persona, che io devo dire, io personalmente non ho sentito parlare una volta, era ormai, aveva 95-96 anni, a qualche giorno della memoria, e mi aveva affascinato, e quindi sono contenta di conoscerle meglio a livello personale. Chiara, vuoi aggiungere qualcosa? No, assolutamente. Va bene, grazie, grazie a tutti. Chiudiamo qua Zoom, a meno che qualcuno voglia intervenire. Niente.